Grazie, buonasera e benvenuti al nostro corso che riguarda le novità del regolamento che entra in vigore il prossimo 25 maggio, la figura anche del Data Privacy Protection Officer, ma in particolare quello che segnalo come saluto introduttivo è l'idea che troverete nel panel dei nostri docenti delle articolazioni che sono uniche nei panorami formativi. Il panorama formativo italiano è legato normalmente a delle classi di laurea obsolete perché, ahimè, non esistono lauree che abbiano ingegneria, informatica, economia, diritto. Adesso c'è un tentativo di riforma delle classi di laurea, basterebbe una laurea triennale con all'interno questi quattro expertise per consentire poi di accedere anche a nuove professioni che non erano immaginate dal legislatore quando ha disegnato i corsi di laurea. E quindi, ahimè, ci tocca un po' recuperare questo gap di competenze nel post laurea, e un po' le persone che sono qui presenti sono persone che ovviamente hanno delle competenze molto marcate in un sapere, ma per accedere alle, chiamiamole, nuove professioni della rete, in particolare in questo caso il trattamento dati personali sensibili e meno, occorrono altre competenze che vanno ad aggiungersi. E quindi l'articolazione del corso è fatta in modo tale che al termine si possa avere questa capacità di avere intrecciato dei saperi che in punto di partenza ciascuno di voi non ha, perché altrimenti non fareste questo corso. Oggi inizieremo con un collega costituzionalista, amministrativista, la professoressa Anna Papa, ordinaria a Napoli, cui tra l'altro abbiamo dei trascorsi nella stessa università per alcuni anni ancora nei progetti comuni, e verrà poi il segretario generale del Garante per la Privacy, il professor Giuseppe Busia, e ad esempio già oggi avete due esempi di assoluta complementarietà tra un accademico che ha una visione giuspubblicistica molto marcata, quindi di sistema, e un altro giurista, così è un giurista, che entrerà nel dettaglio, potremmo dire un po' giurisdizionale, anche se non è corretto parlare di giurisdizioni in capo al Garante per la Privacy, e però poi alla fine il mondo dell'autorities necessita di alcuni soggetti che siano il presidio attuativo non solo di vigilanza ma anche di verifica della corrispondenza tra tutte le best practices, la compliance, tutte le il modo di attrezzarsi delle strutture pubbliche e private che devono sottoporsi al regolamento. E quindi chi meglio del Garante per la Privacy vi potrà già da adesso indicare operativamente quali saranno gli accorgimenti, in particolare la filiera normativa che sarà a monte alla base dell'implementazione dei principi del regolamento e di conseguenza dell'operatività delle varie aziende. E poi il programma avrà presenze giuridiche, economiche, ingegneristiche, informatiche, che mira a questo punto a darvi alla fine una certa competenza, poi ci sarà un esame finale, un attestato, insomma ragioniamo in termini di sapere più che di testi formali o attestati, perché tanto poi alla fine quando o in termini di assistenza, o in termini di professionalità, vi cimenterete, o già vi state cimentando, in questo comparto non serve l'attestato, perché la responsabilità che alcuni di voi hanno o avranno non viene mitigata dalla presenza di un attestato, ma viene mitigata dalla diligenza, professionalità, e in questi casi specifici possiamo dire anche perizia. Perizia, vedete, è quel tipo di diligenza che è richiesto a un professionista con una dentro un comparto specifico, che quindi non è una diligenza media, ma significa la conoscenza di quel sistema. Quindi è uno dei tanti modi per attrezzarvi, questo, non l'unico, perché in realtà è l'esperienza poi che farà la differenza, ma che in qualche modo anche nella scelta dei docenti e in particolare dei partner che abbiamo
tirocinio della Scuola dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense. Co-direttore scientifico accanto a me è il professor Salvatore Sica, che è consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense, nonché il vicepresidente della Scuola Avvocatura, ma è il presidente, nel senso il vicepresidente, come a dire, il CSM c'è un suo vicepresidente, semplicemente perché istituzionalmente è il presidente del CNF, perché è il presidente anche della scuola, ma è di fatto a tutti gli effetti il referente della Scuola dell'Avvocatura. Quindi davvero benvenuti in questa nostra università, le lezioni si terranno in quest'aula, poi le alterneremo anche con l'aula master che sta al primo piano, tanto il programma vi è analiticamente descritto. Rispetto ad altri corsi che stiamo già facendo, adesso ne facciamo uno particolarmente dedicato sulla sicurezza del dato sanitario, come il San Camillo Forlanini stiamo facendo un corso analogo ma più orientato al comparto sanitario. È utilissimo che sottoponiate i quesiti ai docenti d'aula, perché non abbiamo un percorso giurisprudenziale di applicazione della norma, perché è una prima applicazione, ovviamente già esiste tanto, però soltanto attraverso le vostre domande si potranno segnalare anche agli studenti